Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Ieri è iniziato ufficialmente il Foot Birthday su FC24, quindicesimo anniversario per quella che è la modalità più giocata del titolo di casa EA Sports, e sono partite subito le prime bombette, nuove evoluzioni, giocatori SBC come Coman e Socrates che andiamo a vedere all'interno di questo video, per cui mettetevi comodi e andiamoci a gustare questo primo giorno. Partiamo proprio dalle evoluzioni rilasciate ieri, che sono state due. La prima è Jack of All Trades, la seconda è Foot Pick. La prima evoluzione costa 500 FC Points o 100.000 crediti, ci permette di poter evolvere un giocatore che ha overall massimo 85, difesa massima 60, un playstyle plus massimo, velocità massimo 89, passaggio massimo 90, andando ad acquisire 5 di piede debole, 4 di stelle skill, playstyle plus della calamita, overall più 5, velocità più 3, passaggio più 5, tiro più 3, fisico più 4 e dribbling più 3, andando a poter dunque evolvere la bellezza di 37.160.845 diverse versioni di giocatori. Quindi voi qui potete andarvi a vedere tutti i giocatori che è possibile andare ad evolvere, ve li potete anche andare a cercare per campionato, eccetera. Io di questi giocatori ve ne ho selezionati due in particolare che potrebbe valere la pena fare. Il primo giocatore è il buon Alexander Isak. Magari non vi siete fatti lo showdown, che tra l'altro ha avuto sfortuna perché nella partita contro il Chelsea Newcastle è uscito sconfitto, però questo Isak, risultando praticamente uguale nelle statistiche ma non nei playstyle, perché ne ha due, ovvero la calamita e la trivela, a dispetto del power shot e del rapido di quell'altro che erano un po' più funzionali, acquisisce un devastante 5-5, quindi guadagna una stella skill che è molto utile per un giocatore che noi giochiamo magari punta, magari esterno, visto che con i doppi passi questa velocità la prendeva. Inoltre il rapido c'è l'argento, argento c'è anche il razzetto che dà una gran mano, per cui magari questo Isak potrebbe tornarvi simpatico da poter andare ad evolvere. Ma la vera chicchetta di questa prima evoluzione in realtà è Joshua Zirkzee. Nella sua versione 85, che si recuperava tramite obiettivo, adesso prende la possibilità di questa evoluzione diventando 5-5 con il playstyle del First Touch Plus. Ovviamente non ha l'Aerial Plus della versione Foot Birthday, ma ce l'ha comunque argento, che sappiamo essere comunque performante, e c'ha anche il Power Shot argento, per cui occhio a questa versione qui di Zirkzee, perché per gli amanti della Serie A, oppure per gli amanti anche banalmente di un gioco un po' più basato su sponde e robe varie, questo Zirkzee per me la fa da padrone all'interno di questa evoluzione, e ancora più di Isak probabilmente è il giocatore che vi consiglio. Pecca giusto per il work rate che ha normale basso. Andiamo a vedere adesso la seconda evoluzione, ovvero la Weak Foot Pick, che ci permette di poter andare ad evolvere un giocatore di overall massimo 85, difesa massimo 60, fisico massimo 86, velocità massimo 85, difesa massimo 89 e massimo un playstyle plus. Andate a guadagnare 5 di piede debole, il playstyle plus dell'affronta, più 5 di overall, più 2 di velocità, fisico, dribbling e difesa, più 3 di passaggio e più 1 di tiro. Anche in questo caso abbiamo quasi 7 milioni di possibili combinazioni e versioni di giocatori da poter fare. Ancora una volta qui potete andare a vedere per bene voi quale giocatore andare ad evolvere all'interno di questa evoluzione. Il mio consiglio principalmente ricade su uno di questi, ovvero Teun Kopmeiners, che per quanto riguarda una Serie A potrebbe essere un giocatore simpatico, perché con il lancio lungo e l'affronta lo si mette mezzala o comunque anche davanti la difesa ed è un centrocampista a tutto tondo. Pecca solamente per quel maledettissimo work rate, perché normale sapete che a me proprio non dice nulla, però occhio, perché poi vi ricordo che questa sfida qui è gratuita a dispetto di quell'altra. Un altro giocatore che diciamo secondo me tra gli altri spicca è il buon Tony Rudiger nella sua versione oro, che facciamo arrivare a 90 con l'Aerial Plus che ha di partenza, e in più gli aggiungiamo anche l'affronta, quindi andando a rendere questo giocatore ancora più performante rispetto chiaramente alla sua versione base, che è antiquatissima e non ha ricevuto questi grandi upgrade in versioni precedenti. Per cui qui ci ritroveremo un difensore che poi come playstyle bianco anche il blocco, e
vista la moltitudine di difensori, magari qualcuno potrebbe storcere il naso, però in Liga è appena uscito quell'Araujo stracostoso, potreste anche pensare piuttosto di dare un try a questo Rudiger. Parliamo adesso delle due SBC, ovvero Coman e Socrates, e partiamo proprio dall'esterno francese in forza al Bayern. Parte ovviamente come esterno sinistro, ma può fare anche l'ED dall'altra parte e la S, è 1,81 m, ha 5 skill e 5 di piede debole, quindi risolve il problema di piede debole che si portava ad inizio gioco, che era 3. Piede preferito il destro, e il costo più o meno di questa sfida è di circa 750.000 crediti. Un giocatore che a me è piaciuto veramente tanto nel ruolo di esterno, e andiamo a vedere il perché. Molto rapido, visto il suo 97 di accelerazione e 91 di velocità scatto, va via in velocità, che è una bellezza, soprattutto con i doppi passo. Ma un'altra cosa che è caratteristica di questo Coman è che, nonostante arrivino spesso, chiaramente, ai difensori a contrastare, a tirargli le spallate, lui riesce anche a reggere abbastanza di fisico, visto che comunque è 1,81 m e ha un buon 80 di forza. Davanti la porta ha anche una discreta finalizzazione, infatti quell'87 è un buon parametro, un'ottima potenza tiro 94, pecca invece nel tiro della distanza, che non è il suo fondamentale, non avendo neanche questi gran playstyle. A livello di passaggi siamo messi benissimo, soprattutto il passaggio corto che, abbinato al suo playstyle plus del calibrato, vi permette di poter convergere dall'esterno verso le vostre punte o comunque verso giocatori in zona centrale in un lampo. E questo è un quid che l'esterno, quando c'ha, a me fa impazzire. Lo adoro, infatti mi ha praticamente carriato le partite, semplicemente magari facendo suola e driven pass verso il centro per la mia punta. Poi abbiamo anche un ottimo 98 di agilità, 91 di reattività, 90 di equilibrio e 93 di controllo palla, motivo per il quale anche con i micromovimenti fatti con la levetta questo Coman non se la passa assolutamente male. Mentre vi dicevo, per quanto riguarda le statistiche di fisico, abbiamo un ottimo 85 di resistenza, bene la forza, elevazione e aggressività sono dei parametri che ci interessano poco. A completare il pacchetto dei playstyle abbiamo il rapido plus, che anche qui per un esterno è perfetto, perché ogni volta che fa dei movimenti in corsa la palla gli rimane più attaccata al piede. Bene anche la calamita del primo controllo, bene anche l'inesauribile e soprattutto bene anche il razzetto, che gli dà un boost in termini di velocità. Io questo Coman l'ho giocato con finalizzatore come stile d'intesa e sinceramente, per quello che è il prezzo, secondo me è sbloccabilissimo, sia perché è facile da ibridare, magari se avete Kimmich eccetera o tante icone, e sia perché si va a mettere in una fascia più o meno intermedia, che al momento lì a sinistra non è che c'è questa grande alternativa, perché i giocatori sono sempre i soliti, quindi anche per avere un po' di varietà, per me questo Coman è super promosso. Veniamo però al piatto più ricco di questo video, ovvero Socrates Icona Ultimate Team Birthday. 1,92 m di altezza, alto normale, 5 skill, 5 piede debole. Allora, qualcuno di voi probabilmente sarà abituato alle mie review di Socrates. Io provo un odio viscerale verso questo giocatore, perché diciamo che abitualmente è fracito, c'ha un body type particolare, nonostante i 1000 boost di statistiche che gli hanno provato a fare, sembrava sempre che facesse un po' tutto e niente, non eccelleva in nulla. Ragazzi miei, questo Socrates è un demone, costa più o meno 1,7 milioni la sua SBC, ma mi credete, vale fino all'ultimo penny del 1,7 milioni che spendete per farlo. È un giocatore dotato di una fisicità imponente. Ovviamente vi fa solo il COC in game, quindi per ibridare poi dovete mettere magari un 4-3-3-4, però poi lo potete spostare dove vi pare, AT, ATS, ATD nel 4-3-2-1, trequartista, CC in un centrocampo a 3, ma anche un pelo più difensivo con un altro un po' più difensivo di lui, magari Viera Socrates in un centrocampo a 2. Ragazzi, è clamoroso, è straveloce soprattutto nel prendere campo con i doppi passi, perché poi vabbè, abbinato a quella fisicità non ve lo dico proprio. C'ha una finalizzazione impeccabile, soprattutto all'interno dell'area di rigore. Dei passaggi psichedelici, questo grazie sia al Playstyle Plus del filtrante che al tiki-taka, che gli permette di avere il passaggio di prima fatto un po' meglio. Per quanto riguarda poi il dribbling, raga, questo c'ha dei micromovimenti con la levetta che ho detto, ma che sto vedendo? Io non ho mai visto un Socrates muoversi così.
e di un'agilità clamorosa. Si muove molto molto bene, infatti ha 85, 85 di equilibrio, 87 di reattività e 96 di controllo palla. 85 la forza, 78 l'aggressività, 93 la resistenza. Io gli ho messo un motore per cercare di boostare ulteriormente questa sua componente fisica. E poi per i playstyle abbiamo come playstyle plus ulteriore il tecnico. Ragazzi, questo con la corsa controllata è una roba assurda. Si muove clamorosamente e tiene la palla franco bollata al piede. Con il rapido, stessa cosa di Coman, quando fa dei doppi passi la palla gli rimane più vicino, quindi top. Bene anche la prova di pressing che gli permette di vincere qualche scontro in più, non che ne avesse tanto bisogno essendo 1,92 m. C'ha pure l'aerial base per fare delle sponde e delle robe, raga. Credetemi, io l'ho preso, ho detto ma mi faccio quello in prestito e già so che rimarrò deluso. Invece questo qui è un cartone sensazionale. Ve lo straconsiglio, guardate, non gli do 10 perché mi sembrerebbe eccessivo, ma un 9,5, 9 più pieno se lo merita tutto, perché è veramente un factotum. È una carta stradivertente da usare che per me va a darvi una bella varietà in squadre che magari al momento hanno sempre gli stessi giocatori. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Come al solito, fatemi sapere nei commenti quali di questi giocatori vi siete andati ad evolvere, quali giocatori magari che non ho considerato io andrete a fare, se avete fatto o farete Coman e Socrates, se vi sono piaciuti o meno, anche banalmente dalla mia review. Vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola e non mi resta che augurarvi una buona giornata, un saluto dai vostri Beroschi e a presto. Ciao!